Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo umilmente i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, Creatore Redentore, che hai rinnovato il mondo nel tuo Verbo, fatto uomo nel grembo di una madre sempre vergine, concedi che il tuo unico Figlio, primogenito di una moltitudine di fratelli, ci unisca a sé in comunione di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro della Genesi. In quei giorni Giacobbe chiamò i figli e disse: «Radunatevi e ascoltate, figli di Giacobbe. Ascoltate Israele, vostro padre. Giuda, ti loderanno i tuoi fratelli. La tua mano sarà sulla cervice dei tuoi nemici. Davanti a te si prosterranno i figli di tuo padre. Un giovane leone è Giuda. Dalla preda, figlio mio, sei tornato. Si è sdraiato, si è accovacciato come un leone e come una leonessa. Chi lo farà rialzare? Non sarà tolto lo scettro da Giuda, né il bastone del comando tra i suoi piedi, finché verrà colui a quale esso appartiene e a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli». Parola di Dio. O Dio, affida al Re il tuo diritto, al Figlio di Re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Le montagne portano pace al popolo e le colline giustizia. Ai poveri del popolo renda giustizia, salvi i figli del misero. E venga il tuo regno di giustizia e di pace. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna e domini da mare a mare,
dal fiume sino ai confini della terra. Il suo nome duri in eterno, davanti al sole germogli il suo nome. In lui siano benedette tutte le stirpi della terra e tutte le genti lo dicano beato. Venga il tuo regno di giustizia e di pace. Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. Genealogia di Gesù, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco. Isacco generò Giacobbe. Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Fares generò Erom, Erom generò Aram, Aram generò Aminadab, Aminadab generò Nasson, Nasson generò Salmon, Salmon generò Boz, da Rakab Boz generò Obed, da Rutto Obed generò Jesse, e Jesse generò il re Davide. Davide generò Salomone, da quella che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asaf, Asaf generò Josafat, Josafat generò Joram, Joram generò Ozia, Ozia generò Jotam, Jotam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatien, Salatien generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Elikim, Elikim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Akim, Akim generò Eliud, Eliud generò Elezar, Elezar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. In tal modo tutte le generazioni di Abramo a Davide sono 14, da Davide fino alla deportazione di Babilonia 14, dalla deportazione di Babilonia a Cristo 14. Parola del Signore. Gloria a te, Signore. Si
sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Abbiamo sentito una serie di nomi nel brano del Vangelo e la genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. A volte mi è capitato di sentire dire che tutte le religioni sono uguali e che l'importante è credere in Dio e che poco importa il nome con cui lo si invoca. Purtroppo, senza nulla togliere alla paternità e alla misericordia divina, a cui solo appartiene il giudizio, non possiamo noi non sottolineare l'unicità della bellezza e della verità della nostra religione cattolica. Noi cristiani crediamo nel Dio che si è rivelato ad Abramo, come lo credono anche ebrei e musulmani. Ma è innegabile che solo noi cristiani crediamo in un Dio che non si limita a slogan. Il nostro Dio è un Dio che ama e questo amore lo vive e lo dimostra. Ci ricorda San Giovanni nel suo Vangelo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito. Ci stiamo preparando al Natale, quando sentiremo dire: il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Cioè, quella parola che era stata annunziata dai profeti si è fatta carne, si è realizzata, si è fatta bambino. Gesù è vero Dio e vero uomo, Verbo eterno fatto carne. È venuto come Dio d'amore, che si fa nostro maestro, nostro modello, via, verità e vita. Questa è la nostra fede cattolica. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, ci ricorda sempre San Giovanni, li amò sino alla fine, sino all'ultima goccia di sangue. Il Natale ci parla della carne umana di questo Dio che ci rivela il vero significato della parola, amore, è comunione, è farsi prossimo, è farsi dono, è dare la vita perché ci sia vita. San Pio si preparava a queste festività del Natale con un amore grandissimo. Si dice che diventava come un bambino, aspettando quella notte di Natale quando lui stesso portava tra le sue braccia quel bambinello che baceremo la notte di Natale. Quel bambinello che tra le sue mani sull'altare si faceva carne, come ogni sacerdote che celebra l'Eucaristia, quando consacra il pane e il vino, quell'ostia non è più ostia, ma è carne e sangue di Gesù. E Padre Pio vedeva il bambino di Betlemme. Betlemme significa casa del pane. E nella casa del pane
nasce il pane della vita, che è Gesù. Lui ci dà un insegnamento grandissimo. Prepariamoci bene al Santo Natale. Prepariamoci con tutte le virtù che ci sono state date. Ad esempio, oggi, in preparazione al Santo Natale, mettiamo in pratica una bella virtù, che è la virtù della Madonna. Perché il mese di dicembre, questo mese di avvento, questa settimana in particolare, è tutta di Maria. Paolo VI, santo, aveva detto che il mese di dicembre è il mese mariano per eccellenza, perché è Maria che attende questo figlio nel suo grembo virginale. E allora mettiamo in pratica una sua virtù oggi, e che Padre Pio ha praticato per tutta la vita. Qual è questa virtù? La virtù dell'umiltà. Chiediamo questa grazia e ogni giorno aggiungiamone una sino a preparare la culla a Gesù Bambino. La culla a Gesù Bambino la prepareremo ornata dalle nostre virtù messe in pratica. Sia lodato Gesù Cristo. L'attesa si fa più profonda e vibrante, e l'imminenza del Natale richiede da parte nostra una preparazione più intensa. Preghiamo dunque e chiediamo la grazia di non mancare alle esigenze di Dio. Preghiamo insieme, diciamo: donaci generosità, Signore. Donaci generosità, Signore. Giuda conservò fedele e riconoscente memoria della benedizione ricevuta dal padre Giacobbe. Chiamati a godere dei frutti della redenzione di Cristo, la nostra fortuna è ancora più grande, perché nel prossimo Natale sappiamo gridare a Dio tutta la nostra esultanza e tutta la nostra gratitudine. Preghiamo. Donaci generosità, o Signore. Il salmista ha messo in rilievo il legame esistente fra il bene inestimabile della pace e la pratica della virtù, perché ciascuno conduca una vita veramente santa per contribuire al sorgere di un mondo nel quale tutti gli uomini possono vivere sicuri e sereni. Preghiamo. Donaci generosità, Signore. Tra gli antenati del Salvatore troviamo personaggi famosi e quasi ignorati. C'è posto per santi e peccatori, perché sappiamo rispettare in Dio libertà e capacità di giudicare tutti gli uomini a collaborare al compimento dei suoi disegni di salvezza. Preghiamo. Donaci generosità, o Signore. La genealogia di Gesù ci ricorda da una parte la fedeltà e la potenza di Dio nel condurre la storia e dall'altra necessità di una collaborazione umana, perché siamo riconoscenti all'Altissimo e a quanti hanno portato avanti la sua opera di redenzione. Preghiamo. Donaci generosità, o Signore. Quanti ci hanno preceduti nell'eternità siano accolti nel regno dell'intramontabile felicità. Preghiamo. Donaci generosità, o Signore. O Gesù Salvatore, che nascendo dalla Vergine Maria hai stabilito un contatto stretto con le generazioni che ti hanno preceduto e con quelle che seguiranno, fa che tutti gli uomini ti cerchino con cuore retto e si stringano a te
colme albero di salvezza posto lungo il gran fiume dell'umanità, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, non cedo alle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per benedire tutta la Santa Chiesa. Santifica, o Dio, i doni della tua Chiesa e nella partecipazione a questo grande mistero, nutrici con il pane della vita eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli fu annunziato da tutti i profeti. La Vergine Madre l'attese e lo portò in grembo con ineffabile amore. Giovanni proclamò la sua venuta e lo indicò presente nel mondo. Lo stesso Signore che ci invita a preparare il suo Natale ci trovi vigilanti nella preghiera, esultanti nella lode. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra, gloriam tuam. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo
offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Pio e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente, che ci hai fatto tuoi commensali, esaudisci i nostri desideri e fa che ardenti nel tuo spirito splendiamo con le lampade davanti al Cristo che viene. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Subito dopo la messa ci sarà l'esposizione del Santissimo Sacramento nella chiesa antica di Santa Maria delle Grazie. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Lodato Gesù. Non mettiamo in dimenticanza il nostro ultimo fine, che il fine nostro è quello di conoscere Dio, che per grazia sua siamo nati in un popolo cristiano cattolico e la fede ci è stata infusa nel Santo Battesimo e aumentata e conservata con gli altri sacramenti. L'ultimo nostro fine è anche quello di amare Dio, di servirlo con fedeltà. Che come si serve Dio? Si serve con l'esatto osservante delle sue leggi e dei doveri che ciascuno di noi abbiamo abbracciato. E nell'esatto osservanza di questi